Bentornati a tutti ragazzi e ragazze, benvenuti e bentornati in questo nuovissimo video. Io sono Luca e vi do il benvenuto in questo nuovissimo video sul canale dei Legends. Dunque ragazzi, anche per quest'anno Capodanno è arrivato e questo è il famoso video di cui vi ho parlato per tanto tempo. Innanzitutto perdonatemi, perché a Capodanno ovviamente che cosa doveva succedermi? Mi dovevo raffreddare un po', non potevo essere normale un pochino a parlare con voi. Dunque, per prima cosa vi voglio dire, dopo tanto tempo, che cosa c'è scritto davanti a questo foglio di carta. Viene specificato dove andremo, che cosa faremo e soprattutto chi andremo a vedere. A Capodanno ci recheremo alla volta di Brescia, non più a Reggio Emilia, ma a Brescia, a vedere lo spettacolo di un famosissimo comico di Colorado che forse qualcuno di voi ha già sentito parlare, ma ha riscontrato enorme successo e che si chiama Andrea Pucci. Non fasciatevi la testa se non sapete chi è. Questi sono i nostri bagagli perché alloggeremo in un hotel. Andremo naturalmente con dei nostri amici. Seguiteci in questo meraviglioso viaggio. Alle 2 si parte. Bagaglio pronto, cari ragazzi, è giunto ormai il momento di partire. Andiamo. Gente, è il momento del congedo. Addio. Addio. Adesso andiamo giù. Però non è possibile. Perché? Non è possibile. No, non è possibile andare a Brescia senza qualcuno che ci accompagni. Ma chi poteva, se non lui, accompagnarci in questo... No, prendiamo la multa. Allora Mario, questo filmato l'ho pensato di intitolarlo I limiti della realtà. Quindi dobbiamo dimostrarci capaci di... Bravo. Un giorno facciamo scuola guida insieme a Mario. Sì, certo. Come ti chiamiamo stasera? Super Mario Bros? Mario Neymario? Mario sta per fare un coming out sul conto corrente. In realtà in questo momento 6 euro. Eccolo che torna. Mario, ma ti hanno prelevato il sangue oppure i soldi? Ma devo rispondere? No, adesso andiamo a prelevare, come abbiamo fatto con i soldi, un nostro amico però. Allora ragazzi, grazie all'ideologia geniale e Mario che mi ha risollevato il morale dicendomi una cosa che vi dirò poi più avanti. Che pareva, Mario? Andiamo a fare due passi. Per ingannare l'attesa, sì. Vabbè. Sì. E per digerire un po' quello che abbiamo mangiato. Te cosa hai mangiato di buono, Mario? E io invece ho mangiato da far schifo. Non hai mangiato lo spezzatino? Io ho mangiato gli spaghetti alle vongole. Tu non so cosa hai mangiato tu dietro. No, non lo so, lo stesso piatto tu. E poi dopo ho mangiato le croccarelle di pesce. Anch'io. Pesanti. E poi un'insalatina pesantissima e poi un mandarino. In questo momento camminando in un parco nuovo che hanno costruito, che dovevano costruire, ma l'impresa che l'ha dovuto costruire purtroppo è fallita, ce l'ha lasciato l'opera a metà, nel parco Ottavi. Ed è un parco molto bello in cui fare jogging, in cui passeggiare, fare le proprie attività giornaliere, insomma un bel posto dove poter uscire e andare a fare le proprie cose che si vogliono fare. Siamo in mezzo alla fauna, immersi nella natura, ladies and gentlemen. Qui ci sono di solito molti pesci, però essendo che l'acqua è opaca oggi non se ne vede neanche uno. Pesci anche molto grandi che variano dal rosso allo scuro, insomma al marrone scuro. Allora stiamo facendo un ritorno verso la macchina dopo aver passeggiato allegramente mano nella mano, braccetto a braccetto. Eccolo. Forza Inter! Avanti! Cominciamo? Sì. Vado a mettere la sua roba nel bagagliaio che è già in ritardo e si muovi. Guardate la valigia più grossa di tutte, poi tra l'altro con la combinazione, se non te la scordi. Eh? Se te la scordi. Niente. Mario, cosa dici? Dobbiamo partire. Eh?
Dobbiamo partire? No, stiamo qua. Allora, vogliamo sentire le sensazioni sul Capodanno da Mattio. Ancora deve essere. Beh, il prossimo anno auspichiamo, eh? Dica. Vincere la Serie B. Vincere il si vada a far fottere. Auspichiamo essere la capolista del girone, cioè del, dei primi 11 dell'altro senso della classifica, vero? Cosa che hai detto? Ad essere la capolista, de, come adesso, degli altri 11 della classifica. Sì, certo. Con il coro dell'Inter, Inter, entriamo in autostrada. Saluta, no. saluta. No! Hai capito? Allora. Comunque, ci siamo sbagliati in strada. Senza fare nomi ci siamo sbagliati in strada, vero Mario? Adesso cerchiamo magari in autostrada di andare oltre la seconda marcia, cioè. Gente, siamo appena, sono appena, quanto abbiamo fatto di chilometri? Ma 30? 30 chilometri, 30 km. E già dopo 30 chilometri una persona che è peggio di una donna estetica va a p***. Mentre un altro invece devo pranzare. Ha bisogno di riacquisire le i nutrienti necessari per attuare la sua riproduzione. Gente, siamo arrivati a destinazione, al primo hotel. Sì. Hai visto, sei contento Mario? Che sono contento che siamo fatto. Vivi, sì. Mamma mia. Allora ragazzi, stile viaggiatori, entriamo in hotel. Guardate, non dico che ha la valigia. Ma di Mario. Guardate che stai lì. Mamma mia ragazzi, stile viaggiatori, adesso ci accoglieranno con accoglienza regale. Vabbè, ma è ragazzi, guardate che spettacolo, guardate la piazzetta. Mario, però lì ci sono delle macchine, secondo me dovrebbe parcheggiare. La stanza non a sinistra. Ma a sinistra. Non sappiamo riconoscere la destra e la sinistra. Facciamo la super reazione alla camera. Mamma mia che bella. Eccola. Ragazzi. Guardate qua. Il bagno. Come si accende la. Non che ti possiamo al buio? Ma non c'è il letto a castello. Scuro. Come non c'è la luce? Non c'è la luce? La luce è data da una lampada, ma che non riusciamo ad accendere. Ci riusciremo. Questo è un armadio. Che cosa c'è qui dentro? Io. Va bene. E dopo che cosa c'è qua? Beh vabbè c'è. Poi, ah Mario, c'è anche lo specchietto qua sul letto per vedersi. Sì, comunque è un due lettini. No, si solleva lo specchio. Se vuoi fare la ninna adesso. La puoi... ninna. Cosa è successo Mario? Di cosa è successo Mario? Di cosa è successo, sai coraggio? Venite via, dai. L'esca è stata a metà della vista panoramica di Brescia. Guarda che paga da qua, Bacca. Guardate quanto dista dal suolo. Un motel perfetto per non rubare. Signori, è finita il break. Ci siamo concessi un piccolo break di un'oretta circa. Varie mutande. E allora, a questo punto ci siamo posti la voglia di chi vuole mangiare, chi vuole esplorare, ma c'è anche chi deve. Grande Ciccio. Quindi adesso cercheremo un fast food vicino, insomma, al teatro, forum, in cui andremo, non mi interrompere. E dopodiché ci recheremo allo spettacolo vero e proprio del mitico Andrea Pucci. Abbiamo naturalmente preso i posti da Andrea Pucci, un euro. Lo zaino potrebbero sgamare anche delle bombe, come quella che sta per sganciare questo qua dentro. Stiamo andando via. Dai che ci siamo. Dobbiamo prendere la carta d'identità, ragazzi, ricordiamocelo. No. Andiamo in un centro commerciale a vedere, perché lì c'è anche un fast food dove lui vuole vedere un negozio che è il suo. Cioè il suo proprietà. È di sua proprietà. Oh, okay. E ha appena scoperto che è più grande di Reggio Emilia.